Un bel salut e ben troendo ad Anef al canton dell'Istitut. Anche se troon te sala cinc, che zacan a una bulmette d'endrezzar via coche carenea e che adesso a ciappà una neva sistemazione. Tesche che duccia, il Museo Ladin de Fasa non vuole essere demò una veglieda nostalgica sul passà, ma l'ec o là che la memoria diventa un momento di riflessione sul tempo di Danché e sul davenir de nostra comunanza. Tempes neves, chi venuite te la valle des Ladines, col gran mudamento venuite con la descurida della Dolomites. Che si è succedù per meriti dei geologhi, botanici, linguisti e dopo do alpinisti e esploratori, che già dell'Ottocento venia a chiarir cassù, les desconosciui e salveres. Con si opera sulla leggenda della Dolomites, Dolomiten Sagan, Carl Felix Wolff ha contribuito a sen a sparpagnar fora per il mondo il mito di Crepes Spavi, i Monti Pallidi, Ream de Contias e de Venc Maraveaus, desche le Rosadira. En Lauta, la gran strada della Dolomites, orida a scomenz del Nefcent per scomenzativa de Theodor Christomannos, gederà il met alla gente de tutto il mondo de ruera cognoser la bellezza de Nesmonch. Via così dal turismo, l'attività che a dispetto della gran vera ci apparà sempre più pè e bel pian muderà del tutto l'economia e il viver social della Valle des Ladines. Come un sogno ripensato al mattino, questa vuole essere una nuova contemplazione delle Dolomiti. Le hanno chiamate i Monti Pallidi, un paesaggio incantevole. Il lago di Carezza potrà cominciare a raccontarvene la leggenda. Tempi senza storia. Oggi un tabernacolo solitario basta a suscitare nell'anima il senso religioso della montagna, la natura purificata nelle altitudini quasi più vicina a Dio. Ma per i popoli primitivi che si fermarono quassù nell'ansia forse appena risvegliata di cercare una ragione superiore alla vita, gli dèi furono questi monti. Da loro, orridi dirupi, vennero con le tempeste e le nevi le forze cieche che bisognava temere. Le valli ci appaiono come recessi di pace. La montagna vi trova i suoi aspetti più miti, diciamo idillici. Ma per quei primi abitatori anche l'idillio ebbe vicende e colori favolosi. Se le cime furono divinizzate, essi non osarono o non seppero personificarle. Le popolarono bensì di una turba di fantasmi e di geni, o ne fecero la dimora di creature inaccessibili. Anche oggi, nei racconti dei vecchi, delle nonne soprattutto, queste leggende rimangono nelle valli. Per sentirle ancora vive, meglio, per comprenderne l'origine e la poesia, bisogna accostarci alle vette, coi loro fantastici profili di roccia. Ecco il catinaccio che il romanticismo turistico dei tedeschi chiamò Rosengarten, giardino di rose, e le vicine torri del Violet, druidiche architetture della natura.
e il Sella un immane torrione mozzato. Qui, tra la Val di Fassa e la Val Gardena, fra il passo di Carezza e il passo del Sella, i monti pallidi dovettero sembrare implacabili a chi osò violarli per primo. Oggi si chiamano alpinisti, diversi i mezzi e l'intento della salita, diverso lo spirito. Ma proviamo a considerare un'ascensione col cuore di un primitivo, un cuore vergine di fronte a questa natura. Facile anche senza sentieri giungere ai piedi delle pareti di roccia, è il carattere delle Dolomiti. Un laghetto fosco, quasi nero, uno specchio nero. Sopra incombono le torri del Violet, inaccessibili all'apparenza. Bisognerà aggirarle per trovare in una piega o in un solco della roccia un appiglio che confermi la tentazione della salita. Forse da questa parte. La roccia è ostile. Bisogna tentarla con la mano a ogni nuovo progresso per sentirsi certi che regga. Pensare alla piccola difficoltà da vincere di volta in volta, non mai al precipizio che cresce sotto di noi. Pure più si va su, più cresce l'ansia di salire. L'abisso, il vuoto, è sotto i piedi. Una parete d'aria contro la schiena. Ma quella di roccia alla quale aderiamo è come una prigione. La libertà è sulla vetta. Fatica per la forza di povere braccia umane. È vero, solo gli spiriti della montagna possono vivere quassù, geni e streghe dalla doppia natura, terrestre ed aerea, capaci di balzare senza ali dalla cima alle valli. Ci sospinge intorno fiocchi di nebbia. Forse verrà la tempesta. Come resistere ai suoi schianti? La natura si vendica di essere stata violata. Suggestione o realtà? Questa natura di roccia, così da vicino, non può esprimere ancora, se non gli stessi fantasmi, i sentimenti da cui ebbero vita. È la montagna nuda, cattiva, da vincere di forza o da adorare prostrati nella sua tremenda maestà. Al fine la vetta, la liberazione, il trionfo oggi come nelle lontananze immemorabili del tempo. Anche se i trionfatori d'oggi, nella rapidità e forse nella gioia di balzare a valle, possano gareggiare con gli spiriti della montagna. Anche allora, nel tempo immemorabile, bastò una prima vittoria per accendere l'ansia di osare sempre di più. I Monti Pallidi, a differenza delle altre catene alpine, offrono quasi ad ogni roccia il rischio di nuove conquiste, di nuove vie. Fino a voler giungere alla meta per la via più difficile, un puntiglio stranamente da ammirarsi.
C'è un aspetto abbastanza frequente nelle Dolomiti. A un versante precipitoso ne corrisponde un altro agevole per un sentiero. Lo vedrete sulla vetta. Nella luminosità del tramonto, le nubi creano intorno alle vette castelli di favola. Come stupirci che un audace sperduto abbia potuto trovarci asilo e felicità fra le braccia di una fata? Poi basterà un fugace velario di nebbie e i monti appariranno paurosi. Il regno delle streghe e dei geni maligni, mutevoli aspetti di bellezza, capaci ogni volta di suscitare fantasmi diversi. La sera è tornata limpida e i profili dentati si stagliano nitidi, quasi cristallini, nel fulgore. Si direbbe veramente che possano accogliere giardini di rose. È un'ora di pace per gli uomini della montagna. Il ripensamento del lavoro compiuto durante il giorno, la certezza di un desco nella casa. La natura sembra più bella, perché la sentono anche buona. Fuori da una soglia, la nonna, raccolti intorno a sé i nipotini, ripete le vecchie favole. Fu lassù, su questi monti, un pastore era andato a cercare una fata, ma si fece notte durante il cammino e le streghe... I bambini sorridono, forse all'immagine della fata, forse perché non credono più alle streghe. Nello stupore notturno delle cime, le leggende dei Monti Pallidi vivono ancora per noi come un sogno. Uno di quei sogni che possono far bella la nostra comune realtà. Col sviluppo dell'alpinismo, la Mont Secheria del significato simbolico de schelec del sublime. La doventa lec dell'elevazione morale e dell'esaltazione dell'individualità. La conformazione particolare della Dolomites tira l'attenzione di alpinisti. Sia verticalità spettacolosa e il fatto di poter girare a piedi e sorì, le sfes doventer prest e il post preferì dagli alpinisti di tutta Europa. Ven fora de neva figures professionales, de scretrogeres e menacrepes. Velk menacrep fassan assegna la storia dell'alpinismo. Luigi Rizzi de Ciampedel, prum menacrep modern de Fassa. Tita Piaz da Pera, dit il diavolo delle Dolomiti, la vert cincanta neva vies. Luigi Micheluzzi da Cianacei, a portare l'alpinismo ai livie più auce de perfezione tecnica. Prosetta alla fine dell'Ottocento, la strada della Dolomites venne inaugurata su un pordoi del 1907. La partia da Busan per Ruera Cortina e Dobbiacco passan per pordoi e fauzare.
e longe la vias de comunicazione più importantes, le venu su i prumes grigni alberges. La gente della Dolomites venia depenta da una certa letteratura de viage, desche sempia e primitiva, che non sania del mondo e de sie problemes. Col venir in ante della classe mesena, il turismo sulla Dolomites diventa un fenomeno de massa. Turismo da d'inverno c'ha papè con l'introduzione del ski. De quest Cortina vadant fora. I corsi per sciatori sono frequentatissimi da aspiranti campioni in erba, il cui ardore sportivo non può essere raffreddato neanche da qualche inevitabile picchiata sulla neve. Dietro sport da d'inverno, c'è papè, a pede e il circo in ski. Intorno a Ien 40 nasce la pruma scoles de ski. Da Ien 60 ancà, l'organizzazione di Rayons Turistics Dolomitans venne indrezzata via con sistemes manageriai. Dalla seconda vera, col boom economico e col miglioramento della condizione di vita della popolazione, il turismo dolomitic diventa un fenomeno che tolite il numero di gente sempre maur. L'ambiente da monte con sopporter il pace della modernizzazione, desché la costruzione della grandiga de Fedaa. In via via per Auter ence la realizzazione di impianti portamont che consentirà il sviluppo della sazonda d'inverno e un gran salto di qualità della proponeta turistica de Nossa Valedes. Te fasa per via ence in sviluppo urbanistico mingolmassa subitous che da Ien 70 anca diventa zis pericolous per l'equilibrio ambientale. Se chi medemi egne, ence il movimento ladin, cognos la neva e suda, tant sotto il profil cultural che politic.
rincurare l'engazzo di antenacci e defenere l'ambiente da mont dalla speculazione, diventa doia specie del medemo programma dell'Urier. Pur un po', il troi per ruera arzonzar il riconoscimento di mendranza linguistica e il controllo de suo territorio, per i ladins de fascia sarà molonc e sfadios. Ai piedi dei ghiacciai della Marmolada, a 2053 metri sul livello del mare, sta sorgendo una delle più autorevoli dighe del mondo. Mastodontica e poderosa, fa parte di un complesso di impianti che presto permetterà l'integrale utilizzazione del fiume Cordevole, affluente di destra del Piave. Quando sarà ultimato, questo muraglione di cemento armato formerà l'argine esterno di un immenso catino, battezzato serbatoio di Pian della Fedaia, la cui capacità sarà di 16 milioni di metri cubi d'acqua, sufficienti a produrre elettricità per 62 milioni di kilowatt ora. Lavorare quassù non è uno scherzo. L'aria è povera d'ossigeno, la fatica sembra doppia e manca il fiato. Può mancare il fiato anche guardando questi operai che lavorano in bilico su uno strapiombo di 60 metri d'altezza. Anche le cifre fanno venire il capogiro. L'acqua che precipiterà da questo serbatoio lungo un salto di 1800 metri passerà dalle turbine di ben 10 centrali elettriche e con gli apporti dei vari bacini intermedi permetterà una produzione annua di oltre un miliardo di kilowatt ora. A lavori ultimati, l'industria elettrica italiana avrà dato un nuovo contributo all'economia del paese, sia aumentando la disponibilità di energia, sia favorendo il miglioramento agricolo con l'apporto di acque regolate. Il tempo della seconda vera segna il rinascimento del movimento politico e culturel ladin. Ai 14 de Messel, i ladins ricorda con sia festa nazionale, istituita del 1996 in occasione di cinquantenne, la gran radunanza su un sela. Del 1946, 3.000 ladins deduta la Valedes se trova su un sela per rivendicare siderice schegrop etnic. L'Unione Generale di Ladins della Dolomites ten vive spirito del 46 e del movimento Gent Ladina Dolomites. Il gruppo di Katia Schizeres, la scuola di ski, la Klaus Biencia, l'Hobby Club e il gruppo di Fodom. Signor, siedes con vos. Niente con te. Non si che ricordum che tanto 50 anni forve ad un chilo una gran folla de gent ladina pur ste a dum e ti mostre al mon in ciaria ca in fonia a una dat stel la spartizium trai provincies uruda e studiada fora dal totalitarism e imperialism fascist. Udum stintum di grazia che nospice popum vir e capir tutta quella la vicinanza di Fredes, del Cap e della Legius. In ce c'è dosse tantale de despartizio, risci de resecunasio. Veduto il biteboi de che sgramudamente, i ladins chier de neva formes per definir sia identità. A pè del lengaz, il guant da zacan diventa en cecchel en simbol de partenuda da tenir su e da setrarite con stolz e convinzion. Quel che nauta l'era il guant da festa alla nazionela o alla fascena, rincurate ciasa e passà da una generazione all'altra, bel pian ventauzù ence de schema ondura da gropes de folklore, museges e associazioni culturelles.
letteratura, art, musica e teater. Devini ciamp i ladins se da giù per gedere espressione a sia identità del tempo di anche con di. La produzione chiarege sfones della tradizione, ma che in cebona de feri conci criticamente col passà. De se misurer coi tempes neves, tenian conto di lengaci de sferenci e di fermenci che rua dal monte d'intorn via. Esempio scientif de quest rapport de gran fazione che se ha instaurà antar nos ambiente e la cultura universella e la doi opere smetude sfora vis-à-vis de che sta pert della sala. Althea Thauberger, un'artista visuale canadese, ha realizzato per Manifesta 7 una grande esposizione internazionale stata del 2008 a Trent, Roveredo e Franzensfest, una opera fotografica e video ispirata da una contia fascena, viventeda da gente e artist de fassa. Cosita, la morte va a strozzare goer, e la miseria resta a seminer. Di perché che se sent dir? Con tanta miseria che le chio, la miseria non mor. Klaus Oraferra, con so Pascalin Project, ha cernude se mesurer con la fotografia de Franz D'Antone Pascalin. Prum de dut che la che ne mossa l'inaugurazione della strada della Dolomites su Pordoi, per realizzare una elaborazione grafica che ci consente di dirla sia sull'identità di Ladins, una identità mal segura, fossa d'ertura in evoluzione o in crisi, del tem de ribolent d'anche con di. Le canche la foto diventa un cheder, canche l'om la manipolea, l'incolla su chiozzecche, chiol cancellia, chiol ta fora. Allora l'osse scomenza a domaner che quel che verda, el posse capirse che de più e te lo domana. Tempes neves, creatività e contraddizioni della società ladina d'anche con di, speie de una comunanza vegliora che chier do e do si astreda. La produzione culturale che ven sempre ma ora, da chiò l'invita a esplorare più da vesin la opere di artist, scrittores, poet e musicist, tant chi da zaccan che chi da anche con di. Ega e gordeon, tut metti insieme a to anima neta, to forza primordiala, to amore, perché il che vive. Pedies, segnes e esempies, segur no dut peltro allergate museo. Del rest, la vita, desché l'identità e la cultura, va in ant e perpea lo de fora, de nossa comunanza.